Oh, finalmente dopo 2 mesi di grattate di balle in spiaggia era iniziato il campionato e per la Juventus è iniziato come è finito l'anno scorso, ovvero con una vittoria. Fortunatamente però non è iniziato come era iniziato l'anno scorso, perché comunque oggi abbiamo giocato contro una squadra sempre insidiosa, soprattutto in queste partite qui come la Fiorentina, e abbiamo fatto nel complesso un'ottima prestazione, perché bisogna sempre considerare che il gioco per forza di cose è quello che è. Le gambe sono quelle che sono, però nonostante tutto la Juventus ha fatto delle molte azioni molto pericolose alcune, infatti secondo me nel primo tempo se fossimo stati un po' più precisi sotto porta il primo tempo sarebbe finito con più gol di scarto, non solamente con un gol di scarto. A grandi linee hanno giocato bene tutti, ecco, perché bisogna, come appena detto, considerare che sono le prime partite, quindi è normale che un giocatore non sia al 110%. Mi fa piacere soprattutto sottolineare l'ottima prestazione di Asamoah, perché è un giocatore che ha dimostrato diverse volte che quando è in forma è bravissimo, e oggi l'ha dimostrato un'ulteriore volta perché secondo me è stato uno dei migliori in campo, non solo per le azioni create, non solo perché si è sempre reso pericoloso, ma soprattutto perché ha corso dal primo all'ultimo, cosa che molti suoi compagni di squadra non hanno fatto, e non è una colpa loro, però è proprio per sottolineare il fatto che Asamoah al momento è in ottima forma. Poi, come al solito, ha giocato benissimo Khedira, Dybala per quel poco, perché comunque lui nella seconda frazione non è stato proprio molto lucido, però nel primo tempo ha giocato veramente bene anche lui. Poi cosa dire, la maggior parte dei nuovi acquisti sono stati in panchina, anche Higuain per parte della partita, però quando è entrato l'ha risolta, infatti come direbbero alcuni filosofi, il chiattone entrato e ve l'ha messo in culo. Godo, tanto criticato, tanto preso per il culo, però alla prima partita ufficiale, quando contano i fatti, lui è entrato e ha segnato e ha zittito tutti. E anche Dani Alves ha fatto un'ottima partita, sia soprattutto in fase offensiva, ma come faceva anche al Barcellona, però anche in fase difensiva, quando doveva rientrare, quando doveva coprire, l'ha fatto e la maggior parte delle volte l'ha fatto anche bene. Una piccola cosa che ho notato simile all'inizio dell'anno scorso è che anche oggi, al primo tiro effettivo degli avversari abbiamo preso gol. Questa volta sì, più per una nostra disattenzione, perché secondo me Alessandro avrebbe potuto far meglio. Però di fatto, ancora una volta, alla prima occasione degli avversari abbiamo preso gol. E noi, diciamo, per ripicca dovremmo far più gol quando creiamo ste cazzo di occasioni, perché come ho detto prima, nel primo tempo potevamo fare 3-4 gol senza problemi, invece ne abbiamo fatto uno, mentre loro invece, giustamente, al primo tiro in porta hanno fatto gol. Detto ciò, nel complesso inizio di campionato ottimo, perché alla fine quello che conta è il risultato. Noi oggi l'abbiamo ottenuto giocando anche discretamente, quindi sono pienamente soddisfatto di questa prima giornata di campionato. Fatemi sapere qui sotto voi con un commento che cosa ne pensate di questa partita, chi vi è piaciuto di più, chi vi è piaciuto di meno, cosa pensate dei nuovi acquisti. E per terminare mi è stato chiesto di pubblicizzare un sito che si chiama ariajuve.it, ha anche bisogno di gente che si faccia avanti per scrivere articoli, quindi se magari siete interessati contattatelo. Detto ciò, io vi mando un grosso abbraccio e fino alla fine, forza Juve!